grazie Khalid e le auguriamo buon lavoro e ci stiamo anche noi con tutte le nostre forze come CGL. E noi in questo momento vogliamo dare anche la parola al sia delegati stranieri presenti qui, e che ci sono interventi. Io vi chiedo di venire e presentarsi da soli. Il tempo che ci dobbiamo un attimo ridurre per 4-5 minuti massimo, vediamo quanti siete. E il signore ha chiesto prima di intervenire, prego. Io non lo conosco, chiedo scusa, ma lei si presenta da solo, così almeno vediamo. Mi chiamo Karim e sono dell'associazione Pesaro Nuovo Mondo e siamo di Pesaro. Molto contento di vedere tante facce diverse, veramente è raro, molto raro. Quello che abbiamo sentito questa mattina sono facce, molto contenti e abbiamo applaudito molto e non ho visto un disagio, il disagio che viviamo noi immigrati qua in Italia, non l'abbiamo sentito. Non abbiamo sentito qualcuno che si lamenta degli uffici della CGL, dei responsabili della CGL, non abbiamo sentito qualcuno che ha fatto sentire il suo disagio fuori qua, fuori dalla porta. Abbiamo sentito per conto, non so se è una cosa voluta, una cosa... Speriamo che... Io voglio dire, ho sentito prima una ragazza qua prima, una ragazza di seconda generazione, che parlava e diceva la vostra Costituzione. Questo secondo me è un segno molto pericoloso del disagio che vivono gli stranieri qua, perché una ragazza di seconda generazione parla la vostra Costituzione è una cosa molto pericolosa, molto, perché se andiamo in Francia, andiamo in Inghilterra e vediamo un ragazzo di seconda generazione che parla vostro, non è concepibile una cosa del genere. Una ragazza di seconda generazione nata qua, cresciuta qua, deve dire la nostra Costituzione, deve essere convinta. Invece, la vostra, questo è un segno molto pericoloso. E invece, continuiamo, questo qua è una sede regionale per regionali, per... Qua vedo una sala che comporta 50-60 persone, di più non di più, no? Questa è una conferenza regionale di un sindacato regionale, nazionale. Una conferenza del genere deve continuare, 200-300 persone, una sala del genere deve essere non poco tenente quella gente. Invece secondo me c'è un disagio, perché non c'è abbastanza partecipazione. Non c'è abbastanza partecipazione, ci sono poca gente. La CGL continua a essere un ufficio amministrativo, bisogna riconoscerlo, un ufficio amministrativo al quale bisogna presentare solo le nostre carte, dopo dobbiamo andare via. Non c'è niente da fare, c'è il momento di cambiare, secondo me. La CGL deve essere un ufficio accogliente, l'immigrato da loro deve entrare per sentirci a casa, perché è l'unica voce che difende ancora l'immigrato, è l'unica voce dove andiamo a dire no, non ci sono bene. Invece continua a essere con i suoi, personalmente ho delle brutte esperienze, ufficio amministrativo al quale bisogna che presento i miei documenti e devo uscire via. Questo non è giusto. La CGL deve aprire di più le porte, deve cambiare. Il modello che ha costruito adesso, un ufficio aperto per l'immigrato, non funziona, un sportello aperto non funziona, perché non c'è abbastanza rappresentanza. Questo è un sindacato nazionale dove il 20% degli iscritti sono immigrati. 20% degli iscritti significa che il sindacato vive con l'immigrato, però questo non vedo il 20% degli immigrati, vedo il 5, il 6%, ma non il 20%. Significa che c'è qualcosa che non va e dobbiamo essere coscienti che c'è qualcosa che non va. La CGL bisogna che cambia lo modello che ha costituito fino adesso, un ufficio aperto per permesso di soggiorno, un ufficio aperto per poter iscriversi soltanto. Questo secondo me non è giusto e bisogna cambiarlo. Il 20% della rappresentanza vuol dire molto di più di un ufficio aperto. Ho finito, grazie.